E ritrovati a tutti i nostri spettatori in questa nuova puntata di CDC incontra. Ovviamente a farmi compagnia c'è l'amico Giacomo Ferri. Ciao Giacomo. Ciao Sara, salve, ben ritrovati a tutti quanti. Allora Giacomo, chi è il nostro ospite? Allora, oggi abbiamo un amico, è un ingegnere statistico, è, diciamo mio corregionale concittadino si può dire, Giovanni Trambusti. Benvenuto Giovanni. Eh, grazie di avermi invitato, buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie a te di aver accettato. Allora, con te parleremo ovviamente di numeri che eh, ci, ci angosciano da tre anni a questa parte, diciamo così, per tutto quello che abbiamo evidenziato fino ad ora, abbiamo, abbiamo visto. E partirei col chiederti una cosa, Giovanni. Sì. Eh, in questi tre anni tu hai uh, raccolto diversi dati legati a tutta la vicenda Covid, vaccinazione e quant'altro. Sì, hai sì. evidenziato... Da parte, diciamo, delle istituzioni, in particolare dell'Istat, una censura? Allora, eh, è una censura di tipo particolare, in quanto Istat ha sempre rilasciato i dati sulla mortalità generale fin dai primi mesi, commentandoli anche. Eh, L'omissione diciamo, riguarda i dati sulle cause di mortalità. Abbiamo con grave ritardo abbiamo avuto i dati sulle cause di mortalità del 2020, sicuramente interessanti perché è stato l'anno. Uh, pandemico, insomma l'anno del covid, però da quel punto di vista, da quel momento in poi c'è stato un enorme eh, lungo silenzio che dura tutt'ora, quindi non abbiamo nessuna idea, nessuna indicazione ufficiale da parte dello Stato, l'Istat è un'istituzione statale, uh, sulle cause di mortalità del 2021, 2022 e figuriamoci 2023. E qui si parla degli anni dove c'è stata la campagna vaccinale, quindi sarebbe un argomento di interesse nazionale, assoluto, quello di sapere eh, quali sono state le cause di morte eh, negli anni successivi, cioè dall'inizio della campagna vaccinale in poi. Casualmente, proprio nel momento in cui comincia la campagna, cessa il flusso di informazioni di questo tipo da parte di Istat. Quindi ecco Istat tace eh, sì. in un argomento che potrebbe essere utile perfino ai medici, se uno vuole eh, gli scienziati no? che fanno analisi sì, e capire. Sì, sì. Eh, sì, sì, assolutamente sì, cioè dal punto di vista epidemiologico, quindi di capire come è andata, perché sappiamo che nel, negli anni... Eh... 2021-2022 l'eccesso di, morta di mortalità è persistente. Quindi, quando c'è un eccesso di mortalità persistente, non interamente dovuto al Covid, c'è cioè bisogno di capire a cosa è dovuto. Questa sarebbe la discussione eh, fondamentale, che non è mai stata fatta sui media, su, sui media, su, su media mainstream come, come li chiamiamo, insomma. Giovanni, a me viene in mente un, um, un, un episodio che si è verificato in Nuova Zelanda nei primi di dicembre. Un uomo che lavorava per il governo è stato arrestato dopo che ha reso pubblici le date di inoculazione ed eventuale morte di oltre 2 milioni di cittadini. Sì. Si può ricavare qualcosa da quei dati? Sì, allora intanto vorrei sottolineare che è un caso simile a quello di Assange, perché la colpa di Assange è quella di aver rilevato, eh, rivelato i crimini di guerra eh, degli Stati Uniti e anche di tanti altri e per questo è stato messo lui in carcere, non chi ha commesso i crimini e lo stesso è successo in Nuova Zelanda, eh, cioè ci sono i dati sulla mortalità che potrebbero teoricamente eh, rivelare eh, i crimini di chi ha, ha messo in commercio insomma dei farmaci che teoricamente potrebbero aver ucciso eh, un gran numero di persone e viene messo in, in galera lui che ha semplicemente reso pubblici dati e non si parla, eh, non si parla di quello di cui si dovrebbe parlare, cioè cosa contengono i dati, perché non sono stati pubblicati, perché praticamente nessuna nazione al mondo li pubblica. Eh, questa persona è, è semplicemente un impiegato del governo che lavorava a un a un programma di tipo pay per shot, cioè come c'è stato in Italia, eh, cioè i soldi che venivano eh, dati ai medici per eh, le inoculazioni, insomma, 40 dollari-80 dollari a inoculazione, quello che è. E praticamente lui è un tecnico informatico, quindi aveva messo su un database per raccogliere i dati delle inoculazioni a livello nazionale, eh, per poi effettuare pagamenti. Ecco, una volta eh, che ha, ha avuto degli scrupoli di coscienza, cioè si è accorto che questa campagna stava facendo dei danni perché lui osservava i dati che raccoglieva, ha deciso di renderli pubblici. Questo per, a causa di questa supposta violazione della privacy, ecco che è stato immediatamente arrestato. Ma i due milioni di cittadini che in questo sì. caso dovrebbero morire sono circoscritti alla Nuova Zelanda o nel mondo? No, 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 nuova Zelanda, nuova Zelanda, e non è neanche tutta la Nuova Zelanda, perché si tratta di questo programma specifico che raccoglie circa i dati di 2 milioni di inoculati in Nuova Zelanda, è una popolazione di circa 5 milioni di abitanti, ne avranno inoculati così a occhio, insomma 4 milioni e mezzo, quindi sono un po' meno della metà, però sono molto interessanti. Eh, è una cosa ancora nuova, io personalmente non ho avuto ancora in tempo di elaborarli, sicuramente si vede che ci sono delle anomalie molto, molto importanti perché... Eh, la mortalità eh, di, delle persone che sono inoculate sale via via che passano i mesi eh, quindi mh, è una cosa strana dovrebbe diminuire cioè un vaccino eh, sicuro ed efficace dovrebbe far diminuire la mortalità delle persone che si sottopongono all'inoculazione quindi mh, ci sono diciamo de, 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 delle, delle analisi preliminari che fanno eh, immaginare che rilevino dei dati molto interessanti. Purtroppo non essendo relativi a tutta la Nuova Zelanda non è possibile fare un raffronto con i non vaccinati perché non abbiamo i numeri dei non vaccinati. Questo è il limite di questi dati, però sono fiducioso che eh, una volta elaborati per bene i risultati saranno molto interessanti. Poi rilevano molte cose interessanti su, eh, sul soggetto dei lotti killer, sul, eh, sulla distribuzione geografica del, della mortalità in Nuova Zelanda, insomma onestamente è un, bel, è un bel banco di prova. Senti Giovanni, ora ritornando magari al discorso italiano, sì. eh, il tema diciamo appunto di mortalità eccetera, abbiamo visto appunto 2020 caratterizzato dalla famosa estate dei valori improvvisi che è poi è diventato l'inverno dei valori improvvisi, la primavera dell'anno dopo eccetera eccetera. Sì. Ecco, a questo punto la domanda, diciamo, è eh, possiamo eh, abbiamo delle prove statistiche che c'è stato effettivamente un aumento dei malori? Lo possiamo far eh, vedere, diciamo, si evidenzia? Eh, sì, 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 senz'altro. Allora, ehm, non a livello italiano, perché a livello italiano non abbiamo le case di morte, certo. eh, non solo il malore improvviso in sé non è una patologia, ok? Quindi Secondo me Istat eh, e nessun altro in Italia ne parlerà mai. Io non, non, non ho fiducia su questo. Il discorso dei malori improvvisi si può affrontare in due modi. O dal punto di vista delle malattie cardiache, e questo speriamo che Istat presto eh, ci dia i valori delle, delle cause di morte del, del 2021 del 2022, e lì si potrà vedere qualcosa, o se no ci sono alcuni dati esteri o internazionali che sono molto interessanti al riguardo. Io posso uh, far vedere qualcosa. Io, io immagino dipenda anche dalla campagna vaccinale se vogliono proseguirla o meno. A quel sì. punto, uh, loro divulgeranno o meno certi dati perché loro si sì. vogliono scoraggiare, no? No, uh, no, no. no, certo, certo. no, no Questo, quest assolutamente. Ma anche dati eh, che ci sono sono dati che ci si deve eh, arrabattare a procurarsi. Ecco allora. Ehm, eh, posso condividere lo schermo e far vedere eh, qualcosa certo. di sicuramente interessante. Vediamo un po', eccolo qua. Allora, ho condiviso lo schermo, chiedo alla regia di mostrarlo. Ah, sì, bene, perfetto. C'è cioè, già? Diciamo, sì. Allora, questi qua è una statistica eh, che riguarda i calciatori della FIFA, quindi della Federazione Internazionale. E, mh, questa è un, sono dati... Eh, che rappresentano la, le, le morti eh, dei calciatori in campo o nei pressi del campo e sono stati raccolti dalla fine del 1800 fino ad oggi. Quindi una, è una statistica lunghissima, veramente importante. Io ho mostrato ovviamente solo quelli dal 2000 fino ad oggi. Vedete che l'andamento è abbastanza regolare, eh, quindi si assesta su una media di 7 all'anno. Okay, per, per i professionisti della FIFA, eh, sono solamente certo. quelli. Per il 2021 c'è un picco di 21 morti. Okay. Questo è un risultato, uh, non è un grande numero, ma si parla di un numero piuttosto ristretto di persone, ma è il triplo rispetto alla media degli anni precedenti. E si parla di calciatori, quindi persone che sono tenute sotto stretto controllo medico, o almeno dovrebbero esserlo. Eh, quindi questo fa, fa abbastanza impressione. Certo. Questi qua invece sono dati assicurativi tedeschi. Un partito politico tedesco ha fatto una, una FOIA, insomma, un Freedom of Information Act, quindi una richiesta di accesso agli atti pubblici. Eh, mh, per vedere i dati assicurativi della, della, insomma, della sanità pubblica, dell'assicurazione pubblica eh, tedesca. Si, si tratta di dati di circa 72 milioni di tedeschi, quindi un numero grandissimo. E in sono classificate le cause di morte per codice, e fra questi codici c'è anche la morte improvvisa. Sono eh, 5-6 codici che riguardano morte improvvisa, morte cardiaca improvvisa, morte improvvisa per altri motivi, e così via. Insomma, ehm, si vede che dal primo trimestre del 2021 c'è un aumento improvviso, appunto. Di questo tipo di morti è impressionante, è più del doppio. Si possono calcolare che solo per questi codici di morte relativi a, a effetti improvvisi. Eh, ci, sono circa, eh, ci sono stati nel solo 2021 circa 33.500 morti in eccesso eh, in Germania. Si può supporre che questo sia successo anche altrove, purtroppo i dati. Io li ho solo sulla Germania perché nessun altro ha pensato di eh, estrarre diciamo, i dati secondo questi codici. Bisognerebbe probabilmente fare dei, dei, dei Freedom of Information Act, insomma chiedere l'accesso agli atti pubblici anche in altre nazioni, incluso l'Italia. Un'iniziativa del genere secondo me sarebbe importante. Quindi diciamo non è che siamo solo noi il paese che non divulga i dati eh, per le cause di mortalità, Ce lo riscontriamo anche in altri paesi d'Europa. Lo riscontriamo in altri paesi d'Europa, in Germania ce n'è la prova ed è grazie all'iniziativa di alcuni deputati tedeschi che l'Istituto Assicurativo Nazionale Tedesco ha sganciato diciamo, questi dati. Quindi i dati li hanno, nessuno ha l'interesse di, di, di divulgarli, poi se sono costretti lo fanno ovviamente. Certo. Guardando le, la slide sui calciatori, mi viene in mente proprio la mortalità giovanile. È possibile verificare effettivamente altre slide di questo tipo per vedere come è cambiata la mortalità dei giovani? Sì, sì, allora, eh, su questo eh, ci sono dati che possono essere estratti dal, dal virus, che è il, eh, la sorveglianza passiva degli, de degli Stati Uniti. Eh, posso far vedere una slide a riguardo. Eh. Certo. Allora, queste qua sono è una statistica ricavata dal virus, che è un database pubblico dove chiunque può... Mettere informazioni su base volontaria, obbligatoria nel caso dei medici, ma volontaria nel caso di, degli interessati o delle famiglie. E questo qua è il numero di eh, miocarditi pericarditi segnalate eh, dal 2010 fino ad oggi. Quindi vediamo che questo, eh, dal punto di vista delle segnalazioni relative ai vaccini, era praticamente inesistente negli anni scorsi e invece si arriva a sfiorare i 16.000 negli Stati Uniti nel 2021, poi ovviamente un po' meno nel 2022-2023 perché si è vaccinato di meno, ma eh, è impressionante vedere come tutti gli altri vaccini, perché le barre che vedete dal 2010 al 2020, che sono sottilissime, praticamente schiacciate a terra, riguardano le segnalazioni di miocardite e pericardite per qualsiasi vaccino. Okay? Il 2021 ovviamente è dovuto all'unico cambiamento che c'è stato in quell'anno, che è stata la massiccia eh, vaccinazione Covid certo. eh, in tutto il mondo e anche negli Stati Uniti. Quindi questo dato è impressionante. Eh, dobbiamo pensare che questi dati sono largamente sottostimati. Le segnalazioni volontarie, eh, c'è chi dice che sono solo l'1% del, del, del reale, c'è chi dice che sono solamente un quarto del reale, insomma le opinioni su questo sono le più varie però sono molto sottostimate, cioè il valore dovrebbe essere moltiplicato per un fattore x che a seconda degli studi varia ampiamente. E appunto relativamente a, si può vedere il, le morti diciamo giovanili invece che con le cause dei vaccini, ce l'hai una slide a proposito, si riesce a, a mostrarlo? Ecco, allora, qui... Eh si parla delle segnalazioni sempre al virus, quindi effetti avversi dal vaccino, sorveglianza passiva eh, statunitense, per classi d'età, sempre relativa a miocarditi, pericarditi, quindi vediamo che le barre più alte, quelle rosse relative alla seconda dose, eh, vanno dai 16 ai 24 anni, quindi si parla delle fasce giovanili. Le altre fasce d'età sono state molto molto meno colpite da questo tipo di patologia eh, e si vede anche che succede dopo la seconda dose, quindi si può supporre che questo prosegua anche le, con le dosi successive, ma con la prima dose il fenomeno non è particolarmente rilevante. Questo è anche interessante dal punto di vista epidemiologico e dovrebbe esserlo. Molto interessante da chi studia insomma, queste questioni dal punto di vista medico ed epidemiologico, però non, anche di questo non se ne sente parlare molto in giro. Ma il dato è assolutamente rilevante che succeda proprio nella fascia tra 16 e 24 anni. Sì, credo sarebbe una, un argomento di cui parlare approfonditamente perché evidenzia delle gravità importanti. Sì, in Abruzzo ho visto, sono usciti dei manifesti che credo siano stati anche ritirati, ma invitavano nuovamente in, in questa stagione, cioè in questi giorni, eh, a, a vaccinarsi: insomma, la popolazione giovanile, dei ragazzi, ragazzini, donne incinte, eccetera. Quindi eh, non si capisce a fronte di questi risultati pubblicamente disponibili. Eh, la Pfizer stessa è stata costretta ad aggiungerlo sul bugiardino che causa miocardite pericardite, insomma, voglio dire, <ride> veramente non si capisce. Eh. A questo punto eh, viene naturale una, una domanda spontanea. Insomma. Eh, gli organi di controllo internazionale come l'EMA, l'FDA e l'AIFA in Italia hanno approvato il vaccino eh, dopo un test di sei mesi, condotti ovviamente dalla Pfizer e da dalle altre case farmaceutiche. Sì. Come hanno fatto a concludere che fosse quindi sicuro ed efficace se si potevano prevedere i morti prima mh, per gli effetti avversi? Sì, 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 sì. Allora, ehm, c'è stato uno studio di sei mesi condotto da Pfizer nel quale praticamente hanno eh, reclutato 44.000 volontari, 22.000 sono stati inoculati col uh, vaccino Comirnaty, insomma che è il nome farmaceutico del, del vaccino Pfizer, eh, gli altri hanno ricevuto uh, un placebo. E da questo studio eh, si vede mh, molto bene... Eh, che si poteva benissimo prevedere in anticipo quello che è successo. Allora, questo qua si trova a pagina 12 dell'appendice dello studio Pfizer, quindi non può non essere stato letto da EMA, AIFA, FDA e quant'altro. E si vede subito in cima alla tabella, sulla destra in alto, che... Eh, per qualsiasi causa, non per Covid, sono morte 15 persone su 21.000 nel ramo dei vaccinati e 14 persone nel ramo di placebo. Già questo segnale sarebbe stato sufficiente a bloccare l'intero processo, perché un farmaco, qualsiasi farmaco, non deve far solamente guarire o come nel caso del vaccino proteggere, deve anche far sopravvivere. Cioè io alla fine voglio essere vivo, non voglio solo essere immune dal Covid. Certo. Questo è vero per qualunque cura, se io faccio una cura antitumorale molto aggressiva, molto, molto potente, mi toglie il tumore, ma entro tre settimane muoio perché ha danneggiato anche altri organi, è vero che io non ho più il tumore, ma sono anche morto. Okay? Quindi eh, qui si vede subito che la mortalità per qualsiasi causa è sfavorevole per i vaccinati. Se poi andiamo a vedere le cause di morte, vedete che ci sono state due cause di Covid e tre placebo e un caso solo tra i vaccinati. Quindi da questo segnale 2 a 1 a sfavore dei vaccinati è stata, è stata lanciata una campagna vaccinale a livello mondiale con miliardi di dosi inoculati per un 2 a 1 su un campione di 44.000. Dal punto di vista statistico è una cosa ridicola, fa accapponare la pelle e potrebbe benissimo essere rumore. Okay? Certo. Se poi andiamo a vedere il riquadro verde subito sotto, arresto cardiaco 4 a 1, 4 morti vaccinati, un morto... Uh, placebo. Questo era un segnale fondamentale che andava evidenziato e che faceva capire che, che eh, questa sostanza causava qualcosa a livello cardiaco. Se poi andiamo a vedere il conto totale, il, il conto dei morti, che sono 38 fra su tutti questi 44.000 volontari, è. 21 a 17 a sfavore dei vaccinati, quindi 21 vaccinati morti, 17 eh, placebo. Perché sono diversi da quello di prima? Perché, non appena eh, si sono tolte le bende, quindi non appena è finito il, eh, lo studio in doppio cieco e si è saputo chi apparteneva ai vaccinati o non vaccinati, eh, è stato offerto il, vac il vaccino per ragioni etiche anche ai non vaccinati che volevano vaccinarsi. Ok, benissimo. Allora, Alcuni di quelli sono morti e, al e altri vaccinati sono morti, quindi rifacendo il conto in fondo viene questo 17 a 31, quindi c'è un più 23% di probabilità di morte nel ramo, dei, nel ramo dei vaccinati. Questo dato da solo, se letto in, in maniera così semplicissima, doveva indurre qualunque agenzia di controllo a dire protegge dal COVID: ok, non ce ne frega niente perché uccide. Cioè, la cosa è di una banalità. <ride> quindi, quindi comunque si è, si è falsata anche la, la ricerca a un certo punto, perché visto che sono stati vaccinati poi quelli che avevano preso il placebo. Si è distrutto il gruppo di controllo, ma sì, questo esatto. è un problema soprattutto sul discorso del consenso informato, cioè al lab vaccinale il medico avrebbe dovuto dire guarda questo farmaco probabilmente ti darà un certo tipo di protezione per il covid, ma avrai più probabilità di morire per altre cause. Quanta gente si sarebbe vaccinata se avesse ricevuto questo tipo di informazione? Quindi c'è stata una totale assenza di consenso informato, c'è stata un'omissione di dati fondamentale che chiunque avrebbe voluto sapere. Questa è la sostanza. Certo, vedere poi autorizzato anche a neonati di sei mesi, donne incinte, quell'attamento è impressionante. Sì, che, che non erano presenti nello studio. Quindi, sulla base di nulla è stato autorizzato a queste classi di persone. Indipendentemente dal fatto che poi veramente fosse dannoso, cioè non lo sappiamo. Eh, Giovanni, dicevo per tornare all'argomento Baers, la parte della sorveglianza passiva. Quanto è affidabile eh, questo strumento? Cioè, si possono. Avere, diciamo, eh, cioè si può trarre delle conclusioni te che comunque fai statistica? Sì, sì. Allora vi posso far vedere delle slide che stimano quanto è sottostimato il virus e altri strumenti di sorveglianza passiva. Allora, questo è uno studio della Harvard University del 2010, quindi fatto in tempi non sospetti, eh, dove eh, la Har Harvard Pilgrim Health Care eh, stima che solo l'1% degli effetti avversi dei vaccini vengono segnalati. In questo caso al Virus, era proprio uno studio sul virus. Questo è uno studio della Harvard University, ma ce ne sono molti altri. Questo è un documento ufficiale del governo inglese dove eh, mh, giustamente stimolano i medici a segnalare e perché stimolano i medici a segnalare? Perché si sono resi conto che solamente il 10% delle reazioni avverse grave vengono segnalate. Quindi secondo Harvard solo l'1%, secondo gli inglesi solo il 10%. Andiamo a vedere cosa dice la Regione Puglia. Pochi anni fa la Regione Puglia insieme all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha fatto un confronto tra la sorveglianza passiva e quella attiva per il vaccino MPRV, quindi morbillo, parotite, rosolia varicella, e hanno visto che mentre nella sorveglianza attiva venivano segnalate 40 eh, reazioni avverse gravi ogni mille dosi, in quella passiva ne venivano segnalate solamente 0,12 su mille dosi. E quando parlo di reazioni gravi, intendo decesso, pericolo di vita, invalidità grave o permanente, ospedalizzazione, cioè roba che andrebbe segnalata, eppure non viene segnalata con la sorveglianza passiva. Okay? Il fattore è 339, cioè secondo la regione Puglia, l'Università degli Studi Aldomoro, solo un evento grave su 339 viene segnalato. Questo sarebbe il moltiplicatore per il VAES ah, okay. E l'ORBE? Sì. Sempre riguardo l'eccesso di mortalità, no? a questo punto noi eh, potremmo riferirci al no? 2020 perché ancora oggi ci si chiede, ma effettivamente c'è stata una pandemia. Cioè, se noi verifichiamo i dati di allora, e sicuramente tu, Giovanni, ci hai, hai potuto valutare anche sì. i dati di anni passati, se si può fare un confronto? Sì, eh. assolutamente sì, ve li faccio vedere subito. Ecco qua: questa è una slide molto importante. Per me è stata fondamentale, è la primissima slide che io ho creato. Mh, all'inizio del, ci sono anche dati più recenti, ma insomma ho fatto questo tipo di studio dai primi mesi del 2020, quindi marzo aprile 2020, perché mi sono reso subito conto che l'evento pandemico, quindi il picco di mortalità del 2020, non era senza precedenti. Nel 2016-2017 c'era stato un picco di entità molto, molto simile. Eh, di questo non si è mai parlato, cioè io avrei voluto vedere un rappresentante di Istat o comunque un... Un rappresentante dello Stato che andava in TV e diceva: Bene, effettivamente sta morendo tutta questa gente ogni giorno, eccetera, eccetera. Ma questo succedeva anche nel 2016. Perché nel 2016 non abbiamo fatto niente? Stiamo sbagliando ora a imporre lockdown, coprifuoco e mille altre misure? Oppure abbiamo sbagliato all'epoca a non imporle? Questo dibattito non c'è stato. Se poi andiamo a vedere eh, cosa ufficialmente succedeva all'epoca. Uh, si attribuiva all'influenza certo. questo è apparso su quotidiano salità influenza, inverno killer tra gli anziani il 42%, de, 42 dei decessi in più durante il picco rispetto alle attese e poi eh, evidenziato in giallo, molto importante solo nella settimana picco a metà gennaio si stimano 3400 morti tra gli over 65 in più rispetto alle attese quindi si parla di eccesso di mortalità e di anziani e Facendo un conticino semplice, semplice, 3400 morti in una settimana vuol dire 486 morti al giorno. Perché nel 2016-2017 nessuno andava al telegiornale, al telegiornale a dire: Oh, sono morti ieri 486 anziani uh, per l'influenza, tutti chiusi in casa, mascherine, lockdown, coprifuoco, green pass, uh, negozi chiusi, tutti i bambini a casa, eccetera, eccetera. Come mai non è successo? Questa notizia è apparsa su un sito web molto specialistico come il quotidiano Sanità ed è morta lì. Certo. Eh, io mi vorrei collegare una cosa molto importante Giovanni che tu hai la slide. Se non sbaglio hai un documento che dimostra che probabilmente il SARS-CoV-2 girava già da settembre e non c'era stato questo picco di mortalità. In Italia girava questo virus. Sì, ce l'ho. Eh. Allora sì, ehm, eh, questo è uno studio pubblicato su Tumori Journal, uno studio italiano. Eh, è successo che nel 2021 eh, alcuni eh, ricercatori che avevano messo da parte dei campioni di sangue di malati di tumore nel 2019 hanno avuto l'idea di analizzarli per vedere se per caso nel 2019 appunto il virus SARS-CoV-2 eh, fosse già circolante e la risposta è stata positiva. Uh, praticamente l'hanno trovato, uh, trovato in giro nella popolazione a partire da settembre 2019 e quello che è interessante è proprio la uh, mh, eh, la disposizione geografica insomma, la, la distribuzione geografica dei campioni di sangue che hanno trovato positivi eh, vedete dalla, dalla cartina eh, viene dallo studio che ho citato prima eh, il virus si concentrava in particolar modo in Lombardia e specialmente nella provincia di Bergamo cioè a settembre 2019 il virus già circolava e si concentrava esattamente dove mh, sei mesi dopo c'è stato il picco della mortalità. La cosa che non si comprende, e io non essendo né un medico né un epidemiologo non la comprendo, ma semplicemente la mostro: è che eh, nei, mh, nei mesi successivi, quindi eh, a settembre 2019, nel 53% di questi campioni di sangue, quindi si può supporre di estenderlo a tutti i lombardi, avevano già gli anticorpi per il SARS-CoV-2. Okay? Dopodiché, nei sei mesi successivi non succede niente, non c'è nessuna variazione della mortalità. A marzo, fine febbraio, inizio marzo 2020, ecco che c'è questo picco di mortalità che viene attribuito al covid e che viene attribuito a questo virus senza che apparentemente succeda niente. O non ne conosciamo la causa scatenante, quindi, io qui veramente mi chiedo che cos'è successo. I casi così usando la logica sono due o questo virus aveva bisogno anche di qualcos'altro per scatenarsi, oppure eh, queste morti non sono state causate dal virus. Io non lo so, sono solamente ipotesi. Spero di essere smentito, perché, ripeto, Ma non sono ascolta, un epidemiologo. Eh, io ricordo a memoria così di ricercatori che hanno evidenziato alcune problematiche, ovvero l'abbassamento delle difese immunitarie, dovute prima di tutta la vaccinazione quella eh, influenzale stagionale no? quindi sì. si rientra nel periodo diciamo subito dopo la vaccinazione de, dell'antinfluenzale poi del, che fu fatto proprio nella parte diciamo Bergamo-Brescia una campagna vaccinale per il meningococco C quindi eh, laddove praticamente a fine anno si erano vaccinati per l'antinfluenzale a inizio anno 2020 si erano vaccinati per, per il meningococco e questo aveva ovviamente abbassato ulteriormente le difese immunitarie e questo era stato fatto specialmente sugli over 65 e quindi lì ci si potrebbe spiegare anche eh, questo dato. Quindi tu magari riporti dei dati che si ricollegano a delle ricerche fatte da altri. Sì, io queste notizie che tu mi dici le, le, le conoscevo, le ho sentite ventilare, però... Ripeto, non essendo né un medico né un epidemiologo, non mi arrischio certo. uh, ad attribuirle come cause. Io mi limito a mostrare il dato statistico. C'è sì, un coincidenza... collegato ai puntini, diciamo, Giovanni. Bravo, c'è bravo. Cioè. una coincidenza temporale con quello che dici tu. Quindi è una causa possibile. Eh, oltre a questo, uh, tra l'altro, ti dico che se non sbaglio, avevo già letto, ma ti parlo ovviamente del periodo uh, forse 2021 che avevano trovato il, appunto, questa, la SARS-CoV-2 all'interno delle acque reflue, i campioni di acque reflue della del, diciamo, seconda metà del 2019, quindi anche lì si ricollegherebbe sì. ulteriormente, credo proprio in Lombardia, tra l'altro forse anche in Liguria, eh, che era stato ritrovato il virus eh, in questi campioni. Quindi tu hai evidenziato il discorso dei de campioni appunto, di sangue, eh, poi si ritrova magari... Eh, poi bisognerebbe ritrovare questi, questi articoli, io lo, lo butto lì, comunque le sì. persone che magari ci stanno seguendo avranno tutto il tempo di ricercare questi dati, queste cose che stiamo dicendo. Eh? Quindi... Sì, sì, si tratta di informazioni interessanti che fanno pensare e che anche in questo caso dal punto di vista dell'informazione avrebbero dovuto generare un enorme dibattito e invece c'è stato un silenzio totale, assordante direi sui, sui media. Se ne è parlato... Nel nostro ambiente, se ne è parlato a livello scientifico, perché queste pubblicazioni sono uscite a livello internazionale, cioè è una pubblicazione su Tumori certo. Journal, <ride> voglio dire, sono pubblicazioni importanti, però insomma, non hanno avuto un seguito. Certo. Eh, ecco Giovanni, quello eh, che a questo punto ci si potrebbe riallacciare è sul discorso della dichiarazione dell'emergenza, eh, legata ovviamente alle misure che sono state adottate. Eh, appunto la mascherina eh, in particolare il il la quarantena cosiddetto lockdown no? che, 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 eh, si può eh, a livello statistico a livello scusami statistico evidenziare eh, l'efficacia di, di queste diciamo adozioni sì sì allora um, io parlerei della Svezia a questo punto perché la Svezia è la nostra Uh, il nostro diciamo, gruppo di controllo diciamo, per quanto riguarda le misure restrittive. Uh, C'è stata una campagna di terroristica uh, contro la Svezia, non posso definirla in altro modo, da parte del, di un'università inglese e poi insomma di tutto il mondo, ma insomma è partito dall'Imperial uh, dall College di Londra, questa università inglese, dove studioso insomma noto per le sue predizioni in questo campo aveva previsto, ecco, c'è una slide la possiamo mostrare, eh, aveva previsto per la Svezia 85.000 morti entro il settembre 2020 se non avesse fatto lockdown come si apprestavano a fare tutto il resto delle nazioni del mondo. Eh, diceva anche se farete lockdown la curva si appiattirà e arriveremo a 30.000 morti, solo 30.000 morti, quindi da 85.000 il lockdown vi porterà a 30.000. Nella realtà, in Svezia, senza nessun tipo di misura restrittiva, lo sappiamo: niente lockdown, niente mascherina, niente coprifuoco, niente green pass, niente, niente, niente eh, bambini alla scuola, e così via. Eh, I morti sono stati 13.000. Quella curva rossa che vedete nella slide è la curva super appiattita causata dall'assenza dall diciamo di misure restrittive quindi è successo esattamente l'opposto e sono andati anche oltre okay? Uh, ok quindi si è trattato di puro terrorismo uh, in Svezia la mortalità è stata decisamente inferiore a quella della media del, della della comunità europea dell'Unione Europea e sicuramente inferiore a uh, Regno Unito e a Italia eh, e qui si può vedere chiaramente come la mortalità italiana eh, per covid eh, giornaliera, che è rappresentata in eh, Verdolino, a un certo punto ha avuto un picco e poi ha cominciato a scendere. Quando è arrivata al picco, mi ricordo Conte che andò in tv e disse, vedete, le nostre misure restrittive così eh, precise, efficaci, rispettate da tutta la popolazione, hanno piegato la curva, ok? Ed è, alla curva, ed è grazie alle misure che ora i morti scendono. Siccome poi, dopo qualche settimana, le, la curva dei morti in Svezia, che anche quella saliva saliva saliva, ma non è arrivata ai picchi italiani, ma comunque anche quella si è piegata e ha cominciato a scendere, allora lì mi sono chiesto e, <ride> se la curva in Italia l'hanno piegata le misure restrittive del governo. Chi ha piegato la curva in Svezia? Cioè, questo c'è da chiederselo. Rimarrà un, mistero, no? rimarrà un mistero. Rimarrà <ride> un mistero, esatto. Se è se, se autopiegata per simpatia, non lo so. Okay? Quindi io, ripeto, non sono un epidemiologo, ma si sa che le epidemie hanno un picco e poi naturalmente scendono. E così è successo in Svezia, molto semplicemente. Se poi andiamo a fare il calcolo finale, in Svezia abbiamo il 27% di morti in meno. Questi sono dati di ottobre 2023. Noi facendo un esercizio di fantastatistica togliessimo un 27% al picco del 2020, casualmente facciamo pari col picco del 2016-2017. Okay? Quindi la mia personalissima opinione, e ripeto, è un'opinione: è che se l'Italia avesse affrontato il picco l'emergenza del, del 2020 con le misure ordinarie, quindi con una sanità efficiente che si occupava di chi si ammalava, Ecco, probabilmente avremmo avuto una stagione come quella del 2016-2017 che avremmo potuto benissimo ignorare a livello mediatico. Sì, sicuramente grave, ma non come l'hanno resa grave, diciamo. Sì, rispetto. sì, sì una, una situazione affrontabile dalla, dalla sanità con i mezzi ordinari, tutto qua. Tra, tra l'altro ora tu hai ripreso la slide eh, di prima, no? Eh, si nota eh, come la stagione 2016 17 sia eh, identica quasi alla stagione... 2020-2021, che è la stagione, eh, diciamo, dove già si doveva, eh, come dire, ridurre drasticamente eh, le mortalità. No? Sì, allora, qui si può dire, però, che i sei picchi sono stati di altezza. Identica, il picco del 2021 si vede che è stato più lungo, quindi c'è stato un maggior numero certo. di morti. Questo va detto. Uh, qui si nota soprattutto l'assenza dell'effetto harvesting, cioè nel momento in cui il picco pandemico passa, nel momento in cui c'è una campagna vaccinale che si suppone efficace. I morti dovevano andare in difetto, non doveva persistere l'eccesso, invece è persistito l'eccesso. Questa è la cosa drammatica che è successa dopo l'inizio della campagna vaccinale. Non sarebbe eh, dovuto eh, succedere. E che, che l'hanno appunto legato fin dalla fine di dicembre 2020, eh, sì. caratterizzato dalla campagna vaccinale, quella peggiore, sì. si può dire, quella più ba sì. Ba battente. Sì, tutti si aspettavano un, un, un effetto harvesting. L harvesting eh, è praticamente il difetto di mortalità che succede che viene dopo l'eccesso cioè se in, in un picco di mortalità muoiono tante persone anziane quindi fragili eh, si, an si anticipa sostanzialmente il, la morte diciamo di un certo numero di persone l'anno successivo ci si aspetta che muoiano meno persone perché quelle che dovevano morire so er sono già morte sostanzialmente questo è l'effetto sì. harvesting che significa mietitura è una cosa molto triste però eh, succede molto spesso dopo un'epidemia, eh, cioè in corrispondenza all'epidemia si ha l'eccesso di mortalità, l'anno successivo si ha un difetto proprio perché meno, ci sono meno persone che possono morire. Questo non è successo nel 2021 e c'è da chiedersi il perché. ecco Ma ehm, se non sbaglio, riguardo il paragone che abbiamo fatto, quindi tra la Svezia e i paesi d'Europa, delle misure emergenziali, se non sbaglio, tu hai anche dei documenti sugli Stati Uniti? Sì, 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 sì. Allora sì, eh, per quanto riguarda gli Stati Uniti ci sono dei dati molto interessanti. Negli Stati Uniti ci sono tante piccole Svezie perché alcuni stati non hanno applicato eh, lo stay at home order suggerito da Biden. Ricordo Biden è considerato l'uomo più potente del mondo ma da questo punto di vista non ha molti poteri, cioè la sanità in ogni stato è regolata dallo Stato stesso. Okay? Quindi questi stati in verde che vedete non hanno imposto un vero e proprio lockdown. Okay? È interessante vedere come sono andati questi stati in paragonati con tutti gli altri. Se noi facciamo la classifica dei, eh, de, della, della mortalità Covid negli Stati Uniti, Vediamo che gli stati in verde che vedete nella, nella bar, nella, nelle, nelle barre sulla sinistra stanno per lo più nella parte inferiore. Sono, sono quelli insomma, che hanno avuto una mortalità in realtà inferiore. Quindi sembra essere successo un effetto opposto rispetto al desiderato: solo l'Arkansas uh, sta, sta nella parte altra, gli, quegli altri quattro stanno tutti nella parte bassa. Eh, notiamo, per esempio, nel caso del Nord Dakota che abbia avuto una mortalità eh, molto simile mh, eh, rispetto agli stati adiacenti, quindi con mh, orografia, clima e popolazione molto simile eh, che hanno avuto risultati un po' migliori, un po' peggiori, quindi è nella media anche nel caso del Nebraska, vediamo che ha avuto una mortalità inferiore alla media di tutti gli stati confinanti che hanno applicato misure restrittive come il lockdown e quant'altro. Uh, anche l'Arkansas che ha avuto una mortalità mh, uh, un po' più alta della media degli Stati Uniti, ma comunque nella media degli Stati confinanti, quindi non ha avuto un vantaggio rispetto agli uh, Stati vicini e molto simili per popolazione, orografia, clima e quant'altro. Certo. La Florida, lo sappiamo, è stato uno degli stati dove si è vissuto meglio durante la pandemia perché si sono mantenute le libertà, i diritti civili <ride> e tutto quello che ci si poteva aspettare e anche la, anche la Florida ha avuto un risultato migliore rispetto a tutti gli stati confinanti. Quindi che dire, quello che si è visto dalla Svezia si vede anche negli Stati Uniti, quindi non credo sia stato un caso. Certo. Ascolta, ecco Giovanni. Eh... Parliamo del, del, del Green Pass come, come l'ennesima diciamo, situazione che è creata per, per proteggere i cittadini. Ecco, anche sì. in questo caso, tu hai evidenziato dei dati per quanto riguarda l'effetto del Green Pass sulla diffusione del contagio, per come ci è, è stata raccontata, diciamo, a questo tempo, sì, 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 sì. questo è un argomento eh, molto, molto interessante. Ecco qui vi faccio vedere il dato statistico nudo e crudo. Eh, abbiamo avuto il 6 agosto l'imposizione del Green Pass a bar, ristoranti, cinema, eccetera. E i casi, quella è la curva dei casi in Italia, liscia come l'olio. 1 settembre, estesa insegnante università lisce come l'olio 15 ottobre esteso a tutti i lavoratori c'è una leggera inversione tendenza da scendere i casi cominciano ad aumentare poi il 6 dicembre è stato imposto il green pass rafforzato cosa vuol dire che non era più accettato il tampone eh, va bene bisognava per forza eh, o essersi vaccinati o aver fatto la malattia ecco che a quel punto i casi schizzano verso l'alto quindi questo è un dato statistico di Coincidenza temporale puro e semplice. Se poi andiamo a vedere invece dati più sostanziali, che purtroppo in Italia non abbiamo avuto, questi sono dati inglesi, ma io li posso estendere alla popolazione italiana, perché la popolazione inglese e quella italiana sono molto simili dal punto di vista demografico. Uh, qui si vede. Faccio un esempio per la fascia dei quarantenni, che nella prima settimana del 2022, quindi la una delle settimane cruciali per le imposizioni eh, in Italia, dove eh, l'obbligo è stato esteso a tutti i lavoratori, a tutti gli oltre cinquantenni, eccetera, eccetera, quindi non ho preso quella settimana a caso, si vede che eh, eh, il tasso di positività fra i vaccinati, riquadrati in rosso, sono di 5.393 positivi su un campione di 100.000 inglesi, ok? Tra i non vaccinati, i positivi invece erano solamente, si fa per dire, 2147 su 100.000, su un campione di eh, dimensione identica. Cosa significa questo? Che si trovavano più positivi tra i vaccinati che non tra i non vaccinati. Questo è chiaramente un indice statistico, okay? certo. che. Il vaccinato, a quanto pare, a quello che si legge dai numeri, ha più facilità ad infettarsi, di conseguenza avrà anche più facilità a trasmettere il contagio. Se io calcolo l'efficacia del vaccino usando questo parametro sui quarantenni, ottengo meno 151. Cosa vuol dire questo? Che eh, eh, chi si è vaccinato sostanzialmente si sta predisponendo alla positività. Okay? Se io uso uno strumento come il Green Pass che dà via libera ai vaccinati, dicendogli vivete, fate pure la vostra vita sociale, mentre eh, chiudo le possibilità di vita sociale ai non vaccinati, ecco che sto dando una mano. Alla diffusione del virus. Io certo. non dico che avremmo dovuto fare l'opposto, non sto dicendo questo perché io sono per i diritti umani, i diritti civili e quant'altro. Quindi non dico che avremmo dovuto chiudere in casa i vaccinati. Assolutamente no, non sto dicendo questo, ma fare quello di sicuro ha, dato, eh, ha, ha causato un effetto opposto, perché il dato epidemiologico che vi sto mostrando sullo schermo è esattamente contrario alla narrativa ufficiale. Ecco tornando alla slide precedente, scusami. Uh, si, può, si può vedere che comunque tu parli di, di agosto, settembre e alla fine ottobre che sono i mesi comunque caldi perché sono stati mesi comunque caldi dove normalmente l'influenza non, non gira e sì. si inizia diciamo a salire da dicembre eh, o comunque fine novembre comincia a salire eh, che, che inizia eh, diciamo autunno e inverno dove normalmente si diffonde l'influenza quindi sembra quasi la normalità quindi, a prescindere da tutto, la gente si è ammalata come normalmente si ammala nello stesso periodo. Quindi, se queste restrizioni fatte in estate, diciamo, non sono servite assolutamente a niente, perché niente hanno cambiato. Questo si potrebbe eh, evidenziare, no? Esatto, sì, sì, è così, è, se è semplice così. Eh, cioè, non importa quanto le misure vengano imposte, estese e poi rafforzate, eh, la stagione invernale arriva comunque, le malattie respiratorie arrivano comunque. Oltre all'influenza c'è stato anche questo nuovo virus, è arrivato comunque. Ma esatto. allora come mai eh, lei ha tollerato che il Green Pass imponesse direttamente o indirettamente, perché dipende quale, perché c'è stato appunto pure il Super Green Pass, un vaccino che poi non ha limitato la trasmissione del virus? Eh, allora questo, questo è, dovrebbe essere, sarebbe dovuto essere uno scandalo a livello nazionale, direi anche mondiale. Eh, posso, vedere, posso far vedere una slide anche su questo, certo. Beh, considerando poi che avevamo anche il, il governo che, che puntava in quella direzione, per non dimenticare mai le parole dell'allora presidente Draghi che diceva che se non ti vaccini eh, ti ammali, muori o fai morire. Quindi, questa <ride> sì. è stata la, la, come si dice, la, la preghiera che, che ci ha donato, falsa, la preghiera falsa che ci ha sì. donato in quel momento, sì. Allora, questa slide mostra in maniera sintetica ciò che è stato il Green Pass. Allora, ricordiamoci che sul bugiardino della Pfizer c'è scritto eh, che questo prodotto, il vaccino Pfizer, è indicato per l'immunizzazione attiva per la prevenzione di COVID-19, malattia malattia causata dal virus SARS CoV-2. Questi sono stati due termini che sono stati costantemente confusi. SARS CoV-2 è un virus, certo. è un agente patogeno che è causa di una malattia. La malattia si chiama Covid-19. Certo. Quindi abbiamo un prodotto che viene venduto come efficace per prevenire una malattia. Guardiamo cosa dice la gazzetta ufficiale. Nella parte di sotto la gazzetta ufficiale dice... Uh, è, 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 qua, è, è la Gazzetta ufficiale che impone il Green Pass okay? e, e dice certificazione, di ve certificazione verde COVID-19 notare COVID-19 da vaccinazione a guarigione. cosiddetto Green Pass rafforzato, una delle certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, quindi. È stato imposto il Green Pass per prevenire l'infezione quando il prodotto poteva solo impedire la malattia? Si suppone che poteva impedire la malattia, poi si potrebbe parlare anche di quello. Certo. Ma ufficialmente preveniva quello, quindi è stato usato questo farmaco off-label, cioè per un uso diverso da quello previsto. Ema, in seguito a un'interrogazione parlamentare... Fatta da alcuni parlamentari europei, l'ha detto candidamente. Ma questo un mesetto fa, e eh, qui si parla di ottobre 2023. In risposta a questa interrogazione parlamentare, leggo le parole testuali di EMA. Avete ragione, voi parlamentari, a sottolineare che i vaccini contro il Covid-19 non sono stati autorizzati per prevenire la trasmissione da una persona all'altra. Più chiaro di così, le indicazioni riguardano esclusivamente la tutela dei soggetti vaccinati. Okay, ottobre 2023. Inoltre, i rapporti di valutazione dell'EMA sull'autorizzazione dei vaccini rilevano la mancanza di dati sulla trasmissibilità, quindi non si sapeva nel momento in cui è stato autorizzato. L'EMA continuerà ad essere trasparente sugli usi approvati dei vaccini COVID-19 e a identificare le aree in cui dobbiamo contrastare le idee sbagliate. E questo è gravissimo, perché questa è ipocrisia da parte di EMA. Cioè, me lo dici ora, ottobre 2023, che tieni gli occhi aperti che chiunque usi il vaccino in modo sbagliato, e quando è stato imposto il Green Pass da mezzi governi del mondo, ma non dice niente, non si è accorta che il farmaco stava venendo usato off label. Esatto. Incredibile. Ma infatti, non so se vi ricordate, a un certo punto il problema non era più la prevenzione, ma la limitazione. Si diceva che il vaccinato diffondeva meno rispetto al non vaccinato, Bene, al esatto. capoporto. Esatto, questo tra l'altro non è vero, cioè non è vero che il vaccinato diffonde meno, questo assolutamente non è vero, abbiamo visto prima che in realtà si contagia più facilmente addirittura, quindi non c'è neanche un'identità, non, non è che il vaccino è indifferente da questo punto di vista, predispone alla positività e al contagio, questo è fuori di dubbio. Detto questo, eh, Emma avrebbe dovuto dire questo. Eh, due anni prima e dire ragazzi eh, non è il caso di imporre eh, questo trattamento perché non fa al caso vostro, non raggiunge gli scopi che voi state cercando di perseguire. C'è stato un silenzio da parte degli organi di controllo che avrebbero dovuto parlare a questo punto, ma non solo EMA, dico anche FDA, dico AIFA, dico TGI in Australia, cioè tutti, tutti erano al corrente che mancavano informazioni sulla trasmissibilità e che non erano autorizzati per quello scopo, però i Green Pass e tutto quello che c'è stato di passaporto vaccinale in tutto il mondo, tutto quello che c'è stato di obbligo per varie categorie, incluso i medici che negli ospedali vengono fatti vaccinare per dire eh, certo se, se, se tu eh, eh, non ti vaccini poi infetti malati, e, insomma <ride> a questo punto abbiamo capito che non era così, però nessuna dell'AIFA non ha detto niente. E che se lo scopo era fare comunque la vaccinazione e coprire tutto il mondo, diciamo, il no? più possibile con la vaccinazione, sappiamo benissimo che se non ci fosse stato un ricatto eh, di Stato le percentuali sarebbero, sarebbero state molto molto più basse, molto, molto ah. più basse assolutamente sì. sì, assolutamente sì la maggior parte dei giovani si sono vaccinati perché altrimenti dovevano rinunciare alla loro vita sociale cioè è stato quello il motivo certo. nessuno di loro era sostanzialmente, nessuno, pochi di loro erano sostanzialmente convinti di quello che, che, che facevano senti Giovanni, io mi riallaccerei a, una, a un accenno che tu hai fatto all'inizio intervista mm. perché tu hai accennato ai lotti killer del vaccino sì. ecco, siccome diciamo eh, i farmaci come generi alimentari sono eh, prodotti, diciamo, distribuiti in lotti, eh, sì. eh, diciamo, sono mai stati fatti dei controlli accurati appunto per, per evidenziare eh, se, vi, se vi erano lotti pericolosi, visto che c'è stato diversi eh, accadimenti anche nel nostro paese, no? Eh, se uno ricorda appunto le morti legate alla vaccinazione, che imputavano al vaccino, sì. Eh. Allora, se sono stati fatti controlli a livello internazionale non lo so, se li hanno fatti o non li hanno resi pubblici. Io li ho fatti perché, perché è facile farli. Eh, il VIRES è uno strumento pubblico, si possono scaricare i dati, si può scaricare un file Excel molto grande, ma insomma si elabora senza particolari diciamo, genialità informatiche ed è possibile associare ad ogni numero di lotto il numero di eventi avversi segnalati o il numero di morti segnalati. Ok. Questo che, questo che vedete nella slide, che la regia può mostrare, è un grafico a barre. Ci sono tantissime barre molto sottili, ma in basso vedete eh, i codici dei lotti eh, del vaccino Pfizer e in, in, in verticale vedete il numero di eh, morti segnalate. Vedete che al Alcune barrettine sono piccoline piccoline in fondo, praticamente non si vedono, e ci sono delle barre enormi, molto alte. Quindi questo vuol dire che per alcuni lotti non è stato segnalato praticamente niente, cioè si può pensare che sia numero, rumore di fondo, perché è evidente che mh, ci sono... Degli eventi di morte tra chi si è appena vaccinato che non sono minimamente correlati al vaccino. È evidente che esistono. Okay? Quindi rumore di fondo. Certo. Per alcuni lotti invece c'è un numero di morti impressionante. Io ho fatto un po' di conti, il 90% delle morti segnalate a VIRES appartengono al 22% dei morti. Al, scusate al 22% dei lotti. Facendo il conto in un altro modo, ma sempre sugli stessi dati, si può dire che la metà delle segnalazioni dei morti si trovano nel 5% dei lotti. Questo è un dato impressionante che su cui mh, eh, dovrebbe essere fatta chiarezza perché va capito se questo è dovuto alla cattiva conservazione, se è dovuto alla non professionale inoculazione, se questo è dovuto al fatto che i lotti erano diversi e che quindi Pfizer stava facendo una sperimentazione dentro la sperimentazione. Eh, capito? Boh cioè, io non lo so, ma il fenomeno si vede, si osserva. Eh, questo è uno studio danese molto importante perché ha correlato, questo è un grafico di correlazione, ora allora lo spiego, ha correlato il numero di segnalazioni eh, di effetti avversi in verticale con il numero di dosi eh, che compongono il lotto. Questo è importante perché uno potrebbe dire, beh... Quel lotto era molto più grande, è chiaro che ci sono molte più segnalazioni. Allora, qui invece si mette in relazione la dimensione del lotto con il numero di segnalazioni. I pallini blu sono lotti molto piccoli. Inferiori a 100.000 dosi, ok? Quindi stanno sulla sinistra del grafico, ma hanno avuto un numero di segnalazioni molto alto. I, lot, i pallini gialli rappresentano dei lotti anche molto grandi, anche fino a 500.000 dosi per lotto, che però hanno avuto zero o pochissime segnalazioni. I pallini verdi hanno dei valori intermedi. Quindi questi ricercatori danesi hanno sostanzialmente mostrato che esistono apparentemente tre tipi diversi di prodotto. Uno killer, quello blu, uno regolare, quello verde, e uno che io definirei placebo, quello giallo. Okay? Se facciamo un po' di conti, eh, una persona ha il 32% di possibilità di incappare in un placebo, un 64% di probabilità di incappare in uno diciamolo mediamente. regolare, mediamente tossico non saprei come definirlo e il 4% di incappare in un cosiddetto lotto killer però vorrei essere chiaro, non è che se uno incappa in un lotto killer muore di sicuro ha una probabilità di morire più alta ok, certo. semplicemente quello quindi un 4% di possibilità di incappare in un lotto più tossico diciamo, ok? Questo è quanto. I dati neozelandesi hanno rilevato una cosa, eh, dei dati ancora più precisi su questo, perché questo screenshot che viene da uno studio che non ho fatto io, ma sono degli studi preliminari fatti sui lotti neozelandesi, dal whistleblower stesso, cioè dall'impiegato stesso della sanità pubblica neozelandese che li ha rilevati, ha fatto questo semplice schemino che io semplicemente riporto, ma mi riprometto di rifare i conti io stesso, si vede che nel batch numero 1 distribuito in Nuova Zelanda la percentuale di morti è stata del 21%. Cosa vuol dire? Che una persona su cinque inoculata con l'otto 1 è successivamente morta per qualsiasi causa. eh? Ma il numero è, è, è altissimo. Cioè, poi ci sono percentuali più inferiori, ma si parla sempre delle percentuali più alte. Ovviamente ci saranno stati altri lotti che hanno causato una percentuale di morti dello 0, che è quello che ci si aspetta, no? Certo. È chiaro che poi nei mesi successivi all'inoculazione qualcuno muore, sono state inoculate molte persone anziane anche nell'RSA, voglio dire negli ospizi, è evidente che indipendentemente dall'inoculazione qualcuno morirà lo stesso, ci si aspetta quello 0, di, di percentuale di morti, quello ci si aspetta non il 21%, non il 17%, non il 15%, ma nemmeno il 4%. Certo. Senti eh, Giovanni, purtroppo diciamo, il tempo come si dice a nostra disposizione è praticamente finito, noi ti ringraziamo innanzitutto per il lavoro che hai fatto in questi tre anni perché è un lavoro fondamentale, eh, ringraziamo te, diciamo in rappresentanza di quelle persone che hanno raccolto dati e che continuano a raccogliere dati di questo tipo perché ci servono per capire se vogliamo dire la parola verità, eh, ci servono per, per comprendere e trovare la verità. E quindi sì. questo te, te ne siamo grati. E, e poi ti siamo grati, ovviamente, di aver fatto questa bellissima intervista, credo assolutamente esaustiva. Io ringrazio voi perché il, il mio studio rimane sterile se non viene divulgato, quindi grazie a voi per il vostro impegno per a, a divulgare queste informazioni e, e a fare queste interviste, non solo a me ma insomma a tutti quelli su, con cui state lavorando, perché secondo me è un lavoro fondamentale. In questa fase noi non possiamo fare altro che sensibilizzare, informare e continuare a farlo, cioè a tenere viva diciamo, eh, eh, questa fiamma, diciamo, la fiamma del, dell'informazione libera che purtroppo... So, non voglio parla ulteriormente parlare di censura ma sappiamo come stanno andando le cose insomma. Sì, purtroppo sì Bene, grazie ancora, grazie Sara eh, se vuoi salutare anche tu Assolutamente ovviamente grazie di essere stato nostro ospite Giovanni, ovviamente condivido tutto quello che ha detto Giacomo, grazie di tutto e del lavoro che stai facendo e ovviamente grazie anche Giacomo <ride> Bene, e allora eh, Grazie a Giovanni... Giulio eh, non sì, certo, gi quello, Giulio dalla regia, <ride> grazie Giulio dalla regia. Eh, bene, in compagnia di Giovanni, a questo punto salutiamo anche i nostri eh, spettatori, i nostri lettori, e eh, alla prossima puntata, alla prossima intervista. Bene, un saluto a tutti.